Salve ragazzi, io sono Alan, direttamente dalla Francia. Parto col dirvi che il volo ha fatto un ritardo assurdo, mai capitato così tanto, tipo 4 ore. Oggi vi voglio mostrare come gestisco la dieta qua in Francia e vediamo anche le palestre francesi insieme, perché oggi è la prima volta che vado. Poi vi spiego anche il motivo per cui sono in Francia e chi mi segue su Instagram in realtà lo sa già, ma ora andiamo a far colazione. Tecnicamente abbiamo la colazione inclusa in hotel, ma non c'è nemmeno una fonte proteica, cioè zero veramente, però lo vedrete in un altro video. Quindi io vorrei optare per il digiuno intermittente, però dato che Marika vuole mangiare, a sto punto andiamo in una pasticceria e prendiamo qualcosa, almeno anch'io provo a assaggiare. Vediamo come sono i croissants e voglio assaggiare anche l'éclair. C'era un botto di roba, ho cercato tipo un panino col pollo, riso col pollo, però era tutto o fritto o pieno di formaggio. Quindi farò solo un assaggio delle cose di Marika. Primo, cornetto della crema francese della mia vita. Madonna santa, pieno di crema. Rispetto a quelli che ho assaggiato in Italia, questo mi sembra molto più buono. Sicuramente dipende anche dove vai. Buono, ma non lo comprerei. Non so minimamente che cosa sia, però ho sempre voluto assaggiarla. Oh mio, c'è un tocco di cioccolato densissimo dentro. Io mi aspettavo fosse morbida, tipo la consistenza di una ciambella, invece è abbastanza densa, bocciata. Il mio pre-workout, espresso, cappuccino, e si ragiona. Siamo venuti in questa catena che fa ingressi singoli e fai tutto qua. È fighissimo, la roba più comoda del mondo. Sembra abbastanza vuota. Speriamo mi faccia registrare con la videocamera. Adesso glielo chiedo. Posso registrare col telefono e non con la cam. Porco il cazzo, ma perché? Vabbè, lasciamo perdere. La palestra è immensa, è veramente grossissima e ha delle buone luci. 50? Comunque oggi ho braccio. Il pavimento mi sembra, sembra fatto di legno, è bruttissimo. Kg, buono, eh? Le baguette stanno entrando. Va che figo. Va che figo. Va che figo. Per i bilancieri prefatti. È bellissimo. Pack è un po' strano, tipo, boh, non lo so, è scomodo il setting, non mi trovo. Però allenamento finito, passiamo a un check. Post palestra, Marika voleva fare la merenda dato che è presto. Ho visto che c'erano dei sandwich, eccetera, e ho chiesto con cos'erano. Lei mi ha detto tonno, pollo, formaggio e prosciutto. Io pensavo fossero tutti insieme, quindi non li ho presi e ho preso un'insalata. Sono stupido io che non ho capito fossero tipi diversi. Tagliata di pollo, mezzo uovo, qualche pomodorino e mais. Buono, mamma mia. Non ho una forchetta a casa. Do you have a fork? No problem. Devo dire che di tutti i posti, tutte le boulangerie che abbiamo visitato, questa è dove il pain mi ispirava di meno, però vabbè. È tipo un pain au chocolat, però un po' più... Swiss. No, buono. Semplicemente ha più cioccolato del pain au chocolat. Forchetta recuperata, sto più o meno a 2900 calorie. Io sto 4 giorni qua. Se voglio concedermi qualcosa, un dolcetto che mi ispira, eccetera, lo faccio. Semplicemente a fine giornata cerco di rientrare nelle mie 2900 calorie. Tengo conto delle proteine, cerco di arrivare alle mie 150 proteine. Carboidrati e grassi cerco di più o meno, cioè quello che capita, capita, ecco. Quindi diciamo che tengo una dieta molto flessibile. Però quando riesco mangio sano e ci sta anche provare i pasti sani. Cioè mi dà proprio soddisfazione. Cercare un pasto sano in giro, non lo so, mi dà una sorta di soddisfazione. Ho dei problemi, sì. Vediamo com'è quest'uovo. Ma che cazzo? Perché è dolce. Queste sono le calorie di stamattina tra gli assaggi e questa insalata. E vabbè, tra poco andiamo a pranzare che io ho abbastanza fame. 5,50 euro sta roba è illegale, eh. Prima di pranzare però creatina post insalata. E vi dico anche perché sono in Francia. Ovviamente la creatina me la sono portata dietro, la Clear Creatine di Prozis, ma non ho uno shaker. Comunque vi ricordo, codice Nanbalka su Prozis per sconto omaggi. Mi supportate un sacco, mi date sempre più possibilità di fare video fighi. Alla vostra.
È fortissimo il sapore. Comunque ragazzi, sono in Francia per registrare il secondo episodio del mio format Diete nel mondo, che è un format su cui punto tantissimo. Io vi dico già la data del video, ovvero il 24 novembre. Vediamo se qualcuno sa perché ho scelto questa data. Penso sia il format più lungo per me da fare, da scrivere. C'ho un copione, ci sono tantissime ricerche, studio dietro al video. Quindi ragazzi, segnatevi questa data che è importantissimo per me questo video. Ho già in mente il terzo episodio di questa serie, che sarà il più bello in assoluto. Non vedo l'ora. Se mi seguite sulle altre social comunque saprete qual è. E niente, molto dispendioso come serie, però dai, ho voluto provare a credere in questo progetto, in questa serie. Vediamo un po' come va. Ora andiamo a mangiare. Per pranzo ovviamente baguette. Ho cercato di prenderla più fit tra tutte quelle che c'erano. Insalata, pomodori, pollo e c'è un po' di maionese, che è la cosa un po' più fat. Anche i grassi vanno mangiati. La cosa positiva è che abbondano di proteine, cioè c'è veramente una cifra di pollo. È meno maionesoso di quello che pensassi, mi piace un botto. L'unico sbatti è che ogni volta che mordo ho paura che cada tutto. Questa è la stima calorica, ora vi mostro il panino di Marica, mangio con calma. Il panino della Mariuccia vegetariano, non ho proteine però recupererò dopo. La mia baguette è integrale, quindi rimane un po' più durina, molto molto buona, mi piace un sacco. Notre Dame. Fantastica, bellissima, con questi particolari, che palle raga, cioè, veramente tutto in ristrutturazione. Sono venuto alla Torre Eiffel e tra l'altro adesso è tutto recintato, la mia ragazza c'è stata e mi ha detto che non era così, ci sono i controlli, sicuramente per la roba della sicurezza che c'è in questo periodo, io scelgo sempre i periodi di merda. Noi avevamo lo spray al peperoncino per sicurezza personale, non ce l'hanno fatto portare e mi ha detto vai fuori a nasconderlo da qualche parte, l'ho messo dietro una pianta. Ci sono ancora? Sì, meno male. Io non sono troppo un fan dei monumenti, queste cose qua, cioè non lo so. Però la Torre Eiffel effettivamente è veramente veramente figa da vedere, è impressiva. E è più tipo dettagliata di quello che sembra dalle foto dei video. Merenda al supermercato e vediamo cosa si trova in un supermercato francese. Pasti pronti, baguette, tante baguette. Prendi la Coca Zero. Nessuna Monster nuova per la mia collezione. Che palle, non trovo Monster fighe qua. A me serve qualcosa di proteine. Voglio prendermi tipo un budino proteico, non c'è budino proprio. Al limone. Non sai quasi cosa voglio provarlo. Ma non hanno i budini proteici. E sto supermercato sembra ben fornito, eh. Porco, due hanno i Ben & Jerry, raga, qui gelati sono buonissimi. Avranno 1500 calorie a pinta però. La pasta costa come da noi. Volevamo assaggiare i Dime, che sono boh, una roba che va molto qua. Ci fanno anche il McFlurry al Mac di sti robi. Ci sono questi o questi qua tipo della Milka. Marica si è presa il Mogu Mogu, che ha dei pezzi di gelatina dentro ed è veramente buona. Pare che mi ha obbligato a prenderli entrambi. Oddio, ma sono singoli. Gigi per la plastica, eh. Un cioccolatino con dentro caramello. Sa di oro, saiba al caramello. È buonissimo. Milka, Pov, una ricetta fit di Alan Valka. Stessa cosa ma col cioccolato della Milka. Vince di netto. Mentre mangio sto budino proteico al limone, vi dico che se volete un libro di ricette fit, lo trovate sul mio sito alanvalka.com. Col codice Parigi avrete un bello sconto. Ovviamente dura solo una settimana. Vediamo com'è al limone. Mi ricordo un botto di yogurtini della Vipiteno al limone che mi mangiavo da piccolo. Madonna, buonissimo. Primo effettivo sgarro del giorno, comunque una Madeleine, giusto? Al limone. Con sopra una glassettina. Oddio, è molto buono, però ha un retrogusto amaro che non mi fa impazzire. 7 su 10, dai. Apple roll con caramello. Devo riassaggiare. Molto molto buono, ma ho assaggiato di meglio. Questa cosa è un sacco trigger. Quello è un palazzo. Vabbè, si vede. Comunque è molto figo. Caffè latte da Starbucks. E Marica mi ha lasciato mezzo cinnamon roll. La cena è arrivata. La porta del cazzo dell'hotel mi ha schiacciato il mignolo, raga, guardate quanto è gonfio. Mi ha fatto un male porco. Comunque ha un certo stile.
cena in hotel, abbiamo preso Deliveroo, fatevi due domande. Siamo letteralmente a pezzi. Non mangiamo al ristorante perché né io né Marika amiamo i piatti tipici da ristorante e stasera ci andava al poké. Deliveroo era tutto in francese, non si è riusciti a metterlo in italiano, quindi sperando di aver preso tutto giusto. Poi l'applicazione era buggata e ci faceva mettere la salsa extra per forza e la salsa normale. Ho messo due polli, avevano un nome stranissimo, cipolle sopra, verdure varie e salmone. Pure le patate dolci, ciao. Belga. No, è strana. Queste alghe proprio non mi piacciono. Quella di Marika è molto bellina. Leggiamo come è sto pollo. Ci sia contenta. 6 e mezzo su 10. Come poché. Piccolo check pre-nanna. Sto un po' gonfio, chiaramente qua, che è la zona dove accumulo più retenzione idrica, eccetera. Però è sera e vabbè, dai, non mi posso neanche lamentare troppo. Stare a dieta in Francia, come avete visto, non è difficile, però dovete accontentarvi di mangiare le solite cose. Io ovviamente parlo per una persona che sta in una stanza minuscola senza la possibilità di cucinare. Di base in Francia ci sono due cose: le boulangerie, che sono praticamente i fornai, quindi sono i prodotti da forno, e poi c'è la brasserie, che sarebbero i ristoranti col cibo tipico, che, come ho già detto, a me non fa impazzire. Marika mi dice che c'è anche il bistrot, che sono pasti più veloci, ma quelle mi sa che è la roba peggiore in base a quello che ho letto dai menu. Sto 3 giorni e mezzo, quindi mi sono concesso qualche sfizio. Oggi in realtà è stata la giornata dove abbiamo mangiato un pochino più di roba tipica, volevamo provare un po' di dolci e appunto ho deciso di fare il full day of eating oggi, almeno vi mostravo un po' di cibi buoni. Questo è il totale giornaliero, non sono neanche arrivato le mie calorie e ho un po' sovrastimato certe cose, certi assaggi. Alla fine sto qua 4 giorni, non sto a fasciarmi la testa, quindi comunque bene o male cerco di non sfondarmi e mangiare bene ma senza privarmi di nulla. Ragazzi, vi ricordo 24 novembre, segnatevi questa data che uscirà il video della dieta del francese medio. Grazie a tutti quelli che mi supportano, lasciando un like, commentando, iscrivendosi, comprando su Prozis o anche Kaizen col mio codice, davvero grazie mille. Grazie a chi acquista il mio recettario, vi ricordo codice Parigi per uno sconto extra. Seguitemi anche sulle altre social che trovate in descrizione o comunque c'erano sotto. Io vi saluto e alla prossima.